Salve a tutti ragazzi, qui TTD e benvenuti in questo nuovo episodio di Mass Effect Andromeda. Siamo ancora in questa grotta gigantesca e dobbiamo ritornare a cercare una via d'uscita o comunque un modo per sistemare il clima di questo pianeta. Allora, torniamo indietro visto che eravamo arrivati fino a qua l'altra volta e... Ok. Eravamo arrivati fino a qua ma non siamo riusciti a raggiungere niente di concreto. Vediamo un po'. Ok. Se non mi sbaglio, dobbiamo andare di qua. No, che palle cadere così. Allora, facciamo più attenzione. Così. Oh, ok, vai. Va bene, dobbiamo raggiungere quel posto. Come facciamo? Qua una luce, ma... No, non ci serve. Qua si cade. Dobbiamo raggiungere quel posto. Dobbiamo trovare una console. Forse è questo. Terminale. Proviamo. Attiviamola. E... voilà! Ce l'abbiamo fatta. Ok. Che palle cadere sempre in sto posto, veramente. Giuro, è odioso. Oh, salve però. Ci sono le macchine. Attenzione. Sempre pieno. Sempre più pieno di queste macchine. Del cazzo. Ai, inizio a subire veramente danni. Ok, l'osservatore qua davanti a noi deve morire. È morto. Uccidiamo quell'altro con lo scudo. Cazzo, munizioni esaurite, le dobbiamo andare a cercare poi. Crepa. Ok. Ok, è andato. Ok, perfetto, ce l'abbiamo fatta. Però non vedo ancora munizioni e sinceramente sono quelle che mi servono veramente di più in questo momento. Comunque... apriamo. Vediamo un po'. E là. Ponte? Ok, perfetto. Ma che figata. Sì, è abbastanza... da dire, è una figata assurda sto posto. Però rimane il problema che io ancora sono senza munizioni. Contenitore. Apriamo, prendiamo tutto. Okay. Andiamo. Speriamo che qua ci siano delle munizioni, perché sennò c'ho solo la pistola. Oddio. Sempre più buio sto posto. Ok. Wow. Neanche io. Ok. Qua abbiamo la vita, ma a noi ci servono le munizioni. Devo per forza cercare munizioni. Ditemi che ce ne sono qua dentro, perché sennò sono nella merda più totale. Contenitore. Apriamolo. Niente. Vabbè, vorrei dire che sono solo con la pistola. Vabbè, proviamoci. Oh, madonna. Andiamo. Interlacciati. Terminale, vai. Thoughts, Sam? Unknown. Though it appears related to the lockdown, an in-depth study may reveal its purpose. The system lockdown is disabled. The vault and the atmosphere processor should return to full operation. Ryder, you fixed the lockdown, didn't you? The whole place is lighting up. Power readings are off the chart. Really, really off the chart. But if it's back online, we should be good. Should we go? Correre, cazzo, correre! Correre, casino incoming! Sì, sì, bisogna correre. Non lo so, scappiamo. Porca puttana. Wow. Attenzione. Mi sa che questo era il sistema di sicurezza e l'abbiamo attivato. Vai così. Wow.
Correre, 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 cazzo! Dai, 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 dai! Non mi piace, perché mi fa guardare dietro? Corri, corri, corri! La situazione non è buona, non è affatto buona e bisogna proprio scappare. Sì, lo sto facendo, cazzo, non lo vedi? Porca puttana, però. Ah! Oh! Ah, si muore lì, ma vaffanculo. Come faccio a salir lì sopra? Che cazzo, non si può salire. Oddio, sta roba arriva. Oh mio Dio, il mio scudo, il mio scudo. Ok, l'ho trovato ora. Porca puttana, corri, corri. No! Vai! Corri! Cazzo, corri, cazzo. Corri, scappa, scappa, c'è la nebbia. Aiuto, vado alla cieca, sto andando alla cieca. Sto andando alla fottuta cieca e non vedo... Vai così, sono morto. Ok, non devo failare di nuovo. Riproviamo. Ok, corriamo, allora, abbiamo visto cosa succede. Bisogna solamente stare attenti in quella posizione. Poi saltare, fondamentalmente. Ok, via di qua. Corriamo. Non facciamoci beccare dalla nebbina. O quel cacchio che è. Dal gas. Sappiamo che è rischioso, quindi dobbiamo solo scappare. Dai, 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 dai. Andiamo, 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 andiamo. Ora sappiamo la strada senza problemi. Non faileremo di nuovo. Questo è poco ma sicuro. Sì, lo sto facendo, tranquilla. Ma vaffanculo, dai, ma non puoi. Ok. Cioè, mi ha praticamente stunnato in aria. È stato un po' ridicolo. Ok, di qua, di qua, di qua. Però non vedo una via. Ah, eccola, eccola la via. Non si vedeva prima, cazzo. Era buio. Vedevo bisogno. Niente. Non bisogna saltare. Oh, cazzo, è qua la nebbia. Correte! Correte! Non guardate indietro. Correte, basta, brutti mongoli. Apriti porta, apriti. Apriti, cazzo. Correte via di qua. Via di qua. Perfetto. Chi se ne frega, meglio... infatti. Usa! Dai, 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 dai! Per esempio. Se lei corresse, forse non avremmo sti problemi, però vabbè. Ok, ci siamo. Cazzo, si è chiuso... Ah, ok. Ok, va bene, andiamo, 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 andiamo! We're almost clear. Where are you? Hello? PB. Go. Go, go, go! Get to the gravity well! Not moving. Find an override. Console is attempting surface reconnection. Come on! Port restart is now complete. That was... Talk about a rush! What was that... field? Might have been sweeping the vault, or chasing us. An immune response? Maybe one last scrub before startup? This place is full of surprises. Nothing like outrunning death. Or reactivating a huge mysterious vault. Nice going. Atmosphere processor is online. Recovering last console activity. Is that the Helios cluster? Yeah. There we are. That's Eos. Whoa. Did restarting the system do that? If that light is us, then all these points could be vaults in other worlds. Dormant like this one. Maybe. But why is there a whole network of them? What's all this for? Unless the builders show up to explain themselves, all we've got is guesswork. So far, we've seen bots, living plants, atmosphere processors.
Back home, some corporation hit a desert world with an ice comet. They changed the atmosphere to bring rain. To help with support life. That first processor we saw was making things worse, but maybe it malfunctioned. Is that what these builders were trying to do? Make worlds habitable? Even terraform a whole cluster? Hey, look there. That's different. Maybe it's active? We've got to go see. Sam? Extrapolating. These coordinates lie beyond the space we have currently surveyed, Pathfinder. Mark it on our charts. We need more to go on. Let's head up to the surface. I could use some fresh air. Look at that sky. How? No atmosphere processor works that fast. If this effect is representative, Pathfinder, air and moisture patterns will show noticeable improvement. Eos could support an outpost. A foothold. That's all we need. Just enough to begin. This remnant technology could be the key to our survival, if we can control it. You can. Kind of. Still, wouldn't hurt to find a manual. We've got a lead. Sam marked it on the charts down there. That site is active, whatever it is. Who knows what we'll find there. We? You want to come along? I want to know what makes the remnant tick. You've got a key to their technology. Or a crowbar, at least. Welcome aboard. We'll get you a fancy job title to go over your bunk. I only need a footlocker. Data pad, toothbrush, clean underwear, that'll do. I'll catch up with you. Well, this will be interesting. Ok. Livello aumentato, vivibilità aumentata. Now for our new outpost. Vivibilità EUS aumentata, più 50%, vabbè. Ok. Updating Tempest. Aggiorno la Tempest. Pods are inbound and ready. Interessante. Let's go make it happen. Ok. Terminale attiva. Ok. Non fa niente però. Di qua. Equipaggiamento. Oh, finalmente mi posso togliere dalle palle sta pistola che mi ha già rotto il cazzo, sinceramente. Mettiamo un fucile a pompa di nuovo, che di sicuro è un po' più... è un po' meglio, diciamo. Più veloce in generale. Ok, abbiamo una nuova missione. Vediamo un po'. Ok, mappa. E si trova qua. Dovrebbe essere dove c'era... credo... dove c'era il... quella base dove abbiamo incontrato quel tizio. Vabbè, andiamo ragazzi. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Radiazioni. Però le radiazioni ci sono ancora, eh. Non è comunque proprio simpatica la cosa. Ok. Va bene, raggiungiamo quel posto. Oh, sali, grazie. Il problema è capire bene le strade, perché non sono molto facili da capire. Alieni, vai così, sterminiamoli. Ma, no, ma perché si trovano così a random? Cioè, ok, per fare tipo nemici non randomici, ma comunque perché si trovano qua a volte a random? Vabbè, amen. Non lo sapremo per un bel po' perché li troviamo così. Ok, allora, saliamo di qua. Dobbiamo andare nella forma... meno figa. Sali, 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 sali. Dai, spingi, spingi. Ok, perfetto. Andiamo, andiamo di qua. Comunque è veramente, veramente figo sto gioco, ragazzi. Cioè, ok, i problemi li ho visti un po', anche le facce che fanno, ma sinceramente non intaccano affatto il gioco. Non lo intaccano, perché comunque rimane figo. Tutti i posti sono veramente belli, eccetera. Poi vedremo comunque più avanti. Al massimo si fanno due regate. Ok. Drak. Eccolo lì, Drak di nuovo. No, devi uscire. Ho un po' sbagliato arma, credo. Ti puoi abbassare qua dietro? No, mai. Oh, ciao Drak.
Vieni qua! Guardate questo. La spadata da oltre il muretto ci stava. Beccatevi questo. Madonna, quanti cazzo. Mister Scudo, no, Mister Scudo. Mister Scudo, non mi rompere i coglioni. Grazie mille. Vattene a fare un culo, Mister Scudo. Ah, fare sti headshot è complicato alle volte, eh. Soprattutto se si rischia di morire, cazzo. Come non detto. Vabbè, riproviamoci alla veloce. Andiamo un po' meno alla cazzo di cane, forse riusciamo a sopravvivere un pochino di più. Ok, ragazzi, rieccoci qua. Eccoci qua. Sì, ok, ormai lo sappiamo. Stanno fightando Drek. Ok, ci siamo. Mettiamo il nostro bel fucile. Riparati, grazie. Ok, dove sei? Beccatevi questo, bastardi. Cazzo, bastardo. Ah, vaffanculo. Bella, è morto, ok. Di niente. Ok, è andato, vai così. Dai, crepa. Bastardo. Muori. Ok, ora dovrebbero arrivare quelli seri, eh. Attenzione che qua diventa rischiosa la situazione. Eccolo qua. Eccolo qua. Vieni qua, bastardo. Ok, Mister Armatura deve crepare. Wow, ok. Ma mi attaccano da dietro? Brutto bastardo. Qualcuno che mi aiuta su quello serio? Grazie. Oh, morto, vai così. È morto. E ora tocca a te. Dove credi di scappare? Vieni qua. That fight was fun. You're telling me? You could really handle yourself, kid. And I hear you're the one to thank for clearing up the sky. Had your number all wrong. You're not so bad yourself, old man. Maybe we should work together after all. This fight was pretty good, but you're still Nexus and green as a drell. Still, something tells me you've got potential. Be ashamed to waste that. I'm in. Just point me to your ship and try to keep up. This is gonna be great. This is where we'll build our new outpost. A real beginning. Prepping deployment order. You must choose what purpose this new outpost will serve. The Nexus doesn't get a say? Resources are at a crisis point. Protocol states this judgment call falls to the Pathfinder. With current supplies, you could build a military outpost, focusing on defense and militia training. Alternatively, a scientific outpost could advance the initiative's research and discoveries. What do you think? Military outpost or scientific? Pathfinder's call, but research is no good if we're dead. Military. It's got to be science. Our colonists need to understand their home. Be advised that the first outpost placed by a Pathfinder will be a statement in itself. Fair or not, your choice will represent the initiative and its intentions in Andromeda. Consider carefully. Ok, allora... La tua scelta rappresenterà l'iniziativa e le sue intenzioni ad Andromeda. Rifletti attentamente. Allora, con un avamposto militare abbiamo capito che ci sono le forze, però con quello scientifico potremmo comunque migliorare le nostre... i nostri potenziamenti. Però sì, forse quello militare sarebbe un po' meglio, perché così riusciamo a proteggere questo posto, che comunque è pieno di quei cat, quindi...
Meglio quello militare per ora. A military outpost. We defend our own against the Ket or anyone else. Orders prepped. Ready on your signal. Perfetto. Andromeda Initiative. This is Ryder, Pathfinder. EOS is ready for deployment. Copy that. Outpost blocked inbound and ready as hell. August Bradley, operational head for this block. Mayor now, I suppose. We're ready to make the most of what you delivered. It took a lot of people to get us this far. That's the work you'll continue. I hear that. Prodromos. That's what we're calling her. They're eager. I haven't seen eager for months. Eos is far from golden, but now it's defensible. Arguing that choice will come later. They think you did the impossible. The Nexus. I warned them, hoping was irresponsible. You proved me wrong, Pathfinder. What are you playing at? Seems like being my friend is suddenly valuable. Fair assumption. The reality, Ryder? You bought us time. But one outpost on a long-shot planet won't stop us from starving. You already have a lead on something else? The nav point from the vault. Now it gets complicated. The others are ready to officially sanction your efforts, to be a part of your success. We all want the initiative to succeed. But after failing for so long, no one agrees on how to do it. Be aware, that's all. We didn't come to a new galaxy to argue about who's right. It got us this far. Talk to Bradley. Later, we'll go over the extended job of Pathfinder. Until then, Tan's waiting on the Nexus. Ok, Tan ci sta aspettando. Parla con Tan, parla con Cash, parla con tutti. Vabbè, parla con Addison sul Nexus. Decidiamoci perché, non ho mica capito. Ah, ok. Allora, vediamo un po'. Diario. Ok, un nuovo inizio, ecco qua. E poi abbiamo benefici PVA, risveglio stasi. Parla con Addison sul Nexus, ok. E un nuovo inizio. Parla con Tan, il cugino dei pionieri sul Nexus. Attendi che le radiazioni di Eos scompaiano. Ah, ok. Va bene, ci vorrà ancora un po' di tempo, diciamo. Va bene, torniamo al Nexus, se capisco come fare. Immagino che potrebbe comunque centrare... Ok. Ora sappiamo che si può morire tranquillamente in questo modo. Facciamo più attenzione. Bisogna fare veramente attenzione, ho capito. Non saltiamo alla cazzo di cane. Ok. Vabbè, un po' funziona. Ok, allora, vediamo se in quel puntino lì... Il puntino basta per farci... Ah, sì, sì, il puntino basta perché è la nostra nave, quindi sì, possiamo tornare finalmente sul Nexus. Va bene, direi di andare. Il Nomad può essere richiesto qui. Chi se ne frega del Nomad, andiamo lassù. Eccoci qua la navicella, finalmente. Lungo viaggio. Ma abbiamo finalmente liberato Eos. Torna sulla Tempest, sì. Abbandonare il pianeta, sì. Before the meeting gets started, I have bunk assignments for PB and Drac. Already put my rucksack in the kitchen. I'll hang out there if that's okay. And I'm in one of the escape pods. More my speed. That's fantastic. Welcome aboard. Any thoughts, Ryder? We're adventurers. Whatever makes the squad comfortable is okay with me. Let's talk about our success on Eos. Besides establishing our first viable outpost, we did some amazing things.
We discovered the remnant and breached their vault. And didn't get killed. Overcame radiation poisoning a number of times. And didn't die. Confronted by Ket at every turn. Once again, did not get killed. You guys really need to raise the bar on what you call success. Yeah, should we use the Krogan definition of success that got your homeworld nuked by your own people? Fair enough. Let's focus. Back to the task at hand. Looking forward. Exactly. Here's my only question. When do we hit that next vault? It looked active. We have to get on that. Hang on, hang on. We need to not go off half-cocked. There are initiative priorities. The team calls the shots. Actually, the Pathfinder calls the shots, just to be clear. So what do you need from us, Ryder? Let's be kind and give each other the benefit of the doubt. Finding a home for tens of thousands in this hellscape is stressful enough without adding dysfunction. You got it, boss. If Krogan are known for one thing, it's getting along. But not humility or self-awareness. Okay, let's head back to the Nexus. PB, Drac, see Lexi for a physical. Good meeting, everyone. Va bene ragazzi, direi che per questo episodio di Mass Effect Andromeda è tutto, come sempre se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, commentate e iscrivetevi. Vi ricordo anche di seguirmi sul secondo canale e sulla pagina Facebook, link in descrizione. Detto questo noi ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti ragazzi.